Ciao Rocco. Ciao. Piacere Antonio. Piacere. Benvenuto da Emporio Armani Building Dialogues. Quale credi che sia il valore aggiunto di essere una persona creativa? Guarda, io credo che il potere della creatività ti permetta di avere forse un concetto un po' più plastico e fluido di realtà, cioè di non avere in mente una sola realtà ben definita. Penso sia questo dal mio punto di vista. E qual è il consiglio più importante che hai ricevuto? Di stare con i piedi per terra e con la testa fra le nuvole. E qual è un consiglio che daresti alle nuove generazioni che vorrebbero realizzare i loro sogni? Beh, quello di tuffarsi nel vuoto e non pensare troppo ai rischi. Come pensi che la tua arte possa migliorare le nuove generazioni? Se è capace non solo di fare intrattenimento, ma anche a volte educare in un modo non forzato, ma ecco, questo connubio penso sia vincente per aiutare le nuove generazioni. Quanto è importante lo stile per te e come hai imparato nel tempo a curarlo? Lo stile è importante perché è il biglietto da visita ed è una proiezione della tua personalità agli altri e nel tempo con l'esperienza è diventato sempre più personale, ecco. Qual è il consiglio che sei felice di non aver ascoltato? Guarda, quando ho intrapreso questo mestiere tutti mi dicevano, guarda, ci sono un sacco di rischi, un sacco di ostacoli e secondo me, ecco, il consiglio che sono veramente contento di non aver ascoltato è quello di fermarmi ai limiti che le paure razionali o irrazionali legate, insomma, a questo mondo possono importi. Invece sono voluto andare oltre e questo è il consiglio che mi sentirei anche di dare a tutti quelli che vogliono intraprendere questo tipo di lavoro, cioè andare oltre le proprie paure, fidarsi di se stessi e avere fiducia in se stessi fino in fondo, perché è possibile raggiungere ogni tipo di obiettivo con questi mezzi. Grazie mille, Rocco. Grazie a te. Grazie per essere venuto qui. Grazie.